Sono con Stefano Iannillo per occuparci e per parlare della campagna referendaria del coordinamento nazionale No Trib. Stefano, un passaggio decisivo, un referendum di cui si deciderà il futuro del nostro ambiente e del nostro paese. Sì, è un momento importantissimo per il nostro paese perché noi dobbiamo dire con forza che vogliamo un'Italia libera dalle trivelle, che sappia tutelare il proprio paesaggio, il proprio ambiente, i propri mari, i territori, sappia investire sulle energie rinnovabili, su un diverso modello energetico che parta dalla democrazia sui territori. In quest'ottica non possiamo non notare come il fatto di non ottenere l'Election Day, che il governo non ci abbia permesso di votare insieme alle amministrative, sia un sopruso, sia una umiliazione per la storia democratica del nostro paese. Rispetto a questo noi chiediamo con forza che ci sia una mobilitazione democratica all'interno dei territori, dove strada per strada, comitato per comitato, si possa finalmente portare la popolazione italiana a votare, a decidere su quello che è il futuro dei territori, su quello che è il futuro della scelta energetica del nostro paese, per la salvezza del clima, per salvare il nostro pianeta che ormai è sul baratro di una crisi climatica di cui non possiamo più non occuparci. A chi dice che questo, il vostro, è un punto di vista retrogrado, che questo potrebbe portare i sondaggi, potrebbero portare lavoro, appalti, insomma, che per sbloccare l'Italia di fatto bisognerebbe distruggerla? No, noi diciamo molto tranquillamente che retrogrado è chi ancora oggi pensa che sulle energie fossili si possa costruire il futuro del nostro paese. Già a Parigi, attraverso un accordo, si è detto che il futuro è emissioni zero. Noi vogliamo che il presente sia emissioni zero e che quindi la nostra è una battaglia sul futuro, di innovazione. Noi diciamo che i posti di lavoro si tutelano e si difendono perché vengano costruiti però tramite le energie rinnovabili, tramite la riconversione del sistema energetico e del sistema produttivo, tramite un grande lavoro di cura dei territori contro il dissesto idrogeologico. Sono quelli i posti di lavoro che noi ci immaginiamo per il futuro, ed è su questo che noi ci immaginiamo il futuro del nostro paese. Come pensate di sviluppare la campagna? Ricordiamo, il cammino è ancora abbastanza lungo, ma neanche troppo. Ad aprile si voterà e non è stato appunto concesso questo Election Day, insomma, per dar fastidio, per magari per sminuire questo referendum. Voi come pensate di muovervi? Certo, noi in primo luogo siamo forti delle lotte che sui territori si sono costruite negli ultimi anni, quelle mobilitazioni di popolo che sono riuscite a mettere in discussione non solo le trivelle ma tanti e tanti soprusi che ci sono stati. Noi vogliamo difendere il nostro mare e questo lo faremo, secondo noi, a partire da una mobilitazione individuale e collettiva. Abbiamo poco tempo perché Election Day ci consegna ormai 40-50 giorni di campagna elettorale. Probabilmente non avremo il modo di fare una campagna centralizzata che costituisca comitati ovunque, per questo facciamo un appello a tutti i singoli cittadini, una grande mobilitazione anche su internet, sui social network, ma che non possa prescindere da partire dalle strade, dalle piazze, dai banchetti. Ci troverete in piazza, ci troverete nelle nostre città, perché noi pensiamo che vada stimolata la partecipazione al voto. Nelle prossime settimane usciremo con tante iniziative, proporremo tanti volantini, elementi comunicativi per fare in modo che questo paese si discuta di politica energetica, che è quello che il governo vuole, quello che è stato negli ultimi anni, e che la politica energetica fosse avvocata allo Stato e non fosse discussa dai territori che poi in realtà la subivano. Noi da questo partiremo e con questo vorremmo provare a stimolare davvero una mobilitazione che prenda corpo, che sottolinei l'importanza e la centralità di questa battaglia.